Un po' con almeno. Questo poi la signora Rosaura ha ragione. E voi ora avete fatto male a rimandarglielo in casa in tempo che è solo. Le brisa sola del signor Pancrazio che fa la guerzia. Sia maledetto quel vostro signor Pancrazio. Cosa ti ha fatto quello maledice? Io non lo posso vedere. Fai il bacchettone, ma poi... O cosa poi? Basta! Mi ha detto certe cose. O cosa ti ho detto? Parla! Ma perché non parli? Piace anche a lui allungare le mani. Azzetta, bocca peccatrice! Brisa parlerà per sé di quell'uomo che ha lo specchio dell'onoratezza e dell'onestà. E tu sei una pentevola, un ignorante, una birichella, una abusata! Dica quel che vuole il signor padrone, sostengo e sosterrò sempre che il signor Pancrazio è un uomo finto e un poco di buono. Dove diavolo è andato matto che le mura che l'aspetto non lo vedo venire? Ehi là, che morettino grazioso! È la stagione dei merli! Oh! Voi domandare a sta bella ragazza se la conosce il mio patron. Dicitemi un po', bella finciulla. A me? No, a mia nonna. Conoscete lei tu un certo signor Reggianetto degli bisognosi? Lo conosco sicuro. L'avevi visto che l'era qua? L'ho veduto. Se volessi la carità, grazie, di dirmi in dove che l'è andato. È andato in quella casa. Chi che stavo in quella casa? La signora Rosaura! Chi? La sua sposa! Ah, la signora Rosa Larga! La conosce la signora Rosa Larga? La conosco benissimo! La sua cameriera la conosce la! Non volete che la conosca? Sono io! Come? Fu la signora Colombina! Io sono Colombina! E mi! Sala chi che son mi! E chi mai? Arlecchin Batoccio, orbo di una riccia e sordo di un occhio! Voi Arlecchino! Mi! Il mio sposo! La mia sposa! Carino! Oh, bellina! Che piacere! Che consolazione! Siete arrivato! Fimmi una cosa, andiamo a casa che là la discorreremo! Aspettate un momento che dico una parola alla padrona prima di introdurvi in casa! So se ella l'accorderà. Ho da dire anche a me una cosa al mio padrone. Fermatevi qui che subito torno. Ma sei molto bella, sono tutto contento. Via, mi burlate. Ve lo giuro da puto onorato. Mi vorrete bene? Ma sì, andino, mi fai penare. Vado. Ah! È veramente grazioso. Fortuna te ringrazio. Alle molto bella, vero? Ha soltutto pien d'amore e finte le buele. Altro che chi? Lucrezia Romana, sì! Lucrezia Romana, le è piaciuta sesto? Questa la saria buona di soddisfare il settimo! Non si capisce niente perché sei bergamasco antico. Di qua? Di qua! Sicuro? Ma non sei in casa? Dove? Dalla mica! Un po'! Dunque quella va burla! Dov'è la roba? Oh bella nostalgia! Dove? Mamma Luca là le due torri! Due torri, bravo che sei tutto! Tutto! I bei se le soglie! Non c'è niente di memoria! I bei se le soglie! Prima vedo che ti lascio la chiave! Che cosa? Della camera! No! E ti lasci così, bei se le soglie, ti lasci così! Ma dov'è i bei se le soglie? Dov'è? Dov'è? Oh bella! Oh buono! Ma... No, da mia, voi, pezzi e le soglie, mia. Mi non vuoi niente. Le matto in coscienza mia. Ma dove sei le soglie del mio signor Barba? Le ha portate? Le ho portate. Ma caro, un nemo dritto che si vuole, devo perdere la pazienza. Che mi dai tancore, caro, da cura in camera, caro, da gente. E non mi dai tancore, caro, da cura in camera, caro, da gente. Dove siete? Oh, questa è graziosa. Se n'è andato. Beh, bell'amore che gli aveva per me. Ma dove sarà andato? Arlecchino! Basta. Se il vol, el tornerà. E se non torna, a una putta come me non mancherà mariti. Siete ore che stavo qua a fare anticamera, sta padrona ancora non la si vede. No, non vorrei che mi avesse tolto pargonzo a me, a Tonin, che mi volesse far sudare la mercanzia per farmela pagare più cara a me, a Tonin. Al modrento fuori, che se ne su in casa! Ah, perché?
servirla, cosa comandela? Ma chi siamo, Lucio? Fugger di tante cade! Carasso, livrea, casa del lusso. E ti sei un amico, la vostra padrona cosa parla? Vieni, vago via. Adesso lo vago subito a far venire. Un poco prestin perché se sanno ora che sono qua che aspetto. Vecchio, dove ti va con quella robetta? Capirla, vado a fare, perché mi sala. Sono un servitore antico di casa, qua sa. Oh. Quante di un'ora vista. E anche buon servitore della famiglia bisognosi. La famiglia bisognosi? Ma me conosce un che conosce il suo signor fra fratello? Oh, devo dire, un giovane veramente de garbo. Ma dove l'avevo conosciuto? A Venezia. Ah, dunque l'avrei conosciuto Putella. Anzi, grande, grosso! Ma vieni a patrona, bisogna che vada, se parleremo meglio, ecco, all'onore di servirla. Mi faccio del tutto, strada, proprio di tutto. Dopo di tutto fa questo. O che le mato che qualcosa che si sotto. Serva, signor Zanetti. Oh, finalmente, oi che tocco. Mi guarda mesaria, sarà in collera per la sciaffa. Ma mi stavo a Verona, non vago più via. Mi perdoni, sono incomodata. Niente, patrona, niente. Anzi, mi posso chiamare Fortunà, che la m'abbia fatto degno dell'onore della sua compagnia. Questo insolito complimento mi fa credere che mi derida. Bisogna placarlo e secondare il suo amore. Roba fina, andiamo bene. È stato mio padre che mi ha obbligato a farla venire in casa. Ma perché se non c'era apparso suo padre, ella non la mi chiamava? Io certamente non avrei avuto tanto ardire. Guarda quando che dice dei padri che precipita le figlie. Non caparmi non la ha nessuna inclinazione. Anzi, ho tutta la stima per voi. Tutta sua bontà, e possiamo sperarne gli effetti della sua buona grazia. Potete sperare tutto, se mio padre così dispone. Poveretta, la mi fa peccato. È il padre che dà la spinta, e la figlia che la precipita nel gorgo del mal, nel baratro del vizio, va bene. Come cammino da comportarsi? Circa che? Circa. Circa. Parlatene con mio padre! Ah, con lui si fa l'accordo, con lui si fa tutto! Ma certo che sì! Ma che dottor cagatonava, ma sa che siamo un fratello qua soli, è vero, no? Non daresimo. Che cosa? Divertirsi un pochino. Ma ricordatevi della sciappa! Ma guarda che anche la sa del sciappo che godà quel signore a Venezia. Non me le ricordo più, parmi quelle son bagatelle. Me le ricordo ben io. Vabbè, cosa che importa? Mi importa perché siete troppo arditi. Cara, nelle occasioni non bisogna aver paura. Nelle occasioni conviene aver prudenza. Ma la ragione non farò più, basta che la mia voglia. Di questo ne potete star sicuro. Sospirate. E perché? Perché ho paura che la dica così a tutti. Come a tutti? Che motivo avete di dir questo? No, che dirò, vero? Ma siccome mi sono arrivato a Verona in sta giornata, e così non mi posso persuadere che subito la sabbia... Ma la sai, innamorata di me. Eppure, appena vi ho visto, subito mi sono sentita scorrere un certo ghiaccio nel cuore che quasi quasi mi ha fatto tramortire. Cioè, subito quando mi ha visto, si era tu cosa che fa, sono mia le donne, cosa che fa, sono mia le donne. E voi, signor Sonetto, mi volete bene? Beh, dirò, sei tanto bella, gentile e graziosa che bisognerebbe essere del stupido volerbe bene. Che segno mi date del vostro amore? Ma non capisco ancora se voglia carezza o bezia. È tutto, tutto, comandè. Tocca a voi a dimostrarmi della vostra fede. Se non fosse troppo a dirmi con qua certe gioiette mi direi che la sei servita. Ah, belle! Belle, insomma. Belle davvero! Le avete destinate a me! Magari quella sarà la più bella di tutte, ma insomma se... Vabbè, se la comandano sarà parella, va bene. Accetto con giubilo un dono così prezioso e lo conserverò come primo pegno del vostro amore. Ah, come primo? Questo come primo? Come primo? Ma dite, non volete con altro segno dimostrarmi della vostra fede? Non so, amico, qua certi zecchini se la rivolga li darò anche a quelli. Oh, ma questi li potrete dare a mio padre perché io non tengo denaro. La figlia traffica, il padre tiene la casa e adesso capisco. No, però quello che la vuole, va bene. Però non vi disponete a darmi quello che vi domando. Sì, cosa vorrà anche la camicia, che la darò. Ma io non voglio da voi né la camicia né il giubbone, io voglio voi. Ma mi sono qua tutto parella. Oggi si può concludere. Anche adesso se la vuole. Io sono pronto. Mi prontissimo. Ci tocchiamo la mano. La mano, i piedi, tutto quello che vuole. Chiameremo due testimoni. Per cosa farte due testimoni? Ah, perché siamo presenti! A cosa? Al nostro matrimonio! Matrimoni! Siete troppo volubili, signor Sonetto! Ma prima volete far subito, la cercate il comodo, il pensamento! Se
Prego, dico di voler far subito, mi sarò inteso. Che se avessi potuto avere un certo anticipo sulla... Prima del matrimonio? Insomma, su quella rubetta. Non lo speravo. No, certo. Non ho sicuro. È la gioia. Se me ne avete date con questo intento, tenete, io non le voglio. Bravo. Bravo. Ma se una somma di garbo è... E se peccato la gabbia un padre così scelerato, serve. Ma che ha fatto di me nel mio genitore? Ma che ti sei niente introdurre un uomo come mio sta facilità in casa di Sofia? In casa di Sofia, Sofia nel senso di sua figlia, no? Perché magari non... e metterla il cemento di precipitare, mandemo. Ma non mi avete trattato per lettera? Per lettera tratta ste robe, non servono niente. E se un po' volevo essere insolito. Per lettera tratta. Ma io resto mortificata. Insomma, resta come cavolo, lì. Senza la speranza che fosse mio sposo non avrei avuto il coraggio di guardarmi in faccia. Se mio padre mi inganna, il cielo glielo perdoni. Se voi mi schernite siete troppo crudele. Io vi amo, ma con l'amore il più onesto e il più onorato del mondo. Papà! E tutto questo per corrispondenza. Ma sei mai visto una figlia più modesta di un padre più scelerato? Mm? È una domanda, dico, se mai visto una figlia modesta di un padre più scelerato? Avesse mai risposto uno una volta, sì, no? Bella educazione che aveva dentro! Matrimonio, Tonin porta in gamba con le fate, e Beatrice che ho promesso che si è scampata per causa mia, ma dove sei andata? Comandala niente di mio! No, vi ringrazio, vago via. Io ti ho fatto tutto! Così presto! Forse volevo che faccia. Ma non la sta a desnare col fiambatore? No, vi ringrazio, e dice che il fiambatore, che c'è un bel filo... Ma come parla? Non intende più di quel che dico. È meraviglio, mi ne so niente, è il megadito di servirla in tutto, per tutto e buona, se vorrà despogliar. Ah no, beh, c'ho non voi altro, ma perché non credie che vi voglia privare dei vostri inserti e che ho l'esto meso ducato? Oh, ma aspetta, al palmo! Ma le sue grazie! Oh, veramente, la casa bisognosa non c'è sempre stata generosa! Anche il suo signor fratello, calò! C'è sempre stato così liberale! E dai con sta casa bisognosa, ma quando l'avevo conosciuto sto mio fratello Venezia? Non sarà una cosa di 2 anni in circa, ecco, grande, grande! Ma come 2 anni, grande grosso? Signor, sì, perché mi... Come lo è? Sì, grazie. C'era in Venezia San Vitor d'un mercante ricchissimo, amico intrinseco. Ma non si apre la tua padrona che ha bisogno di te. Non finire di dire Venezia, invece che mi interessa. Finimi di dire Venezia, perché mi interessa. Ma deve partire, va tosto spicca. Te perdonami, deve partire, va tosto spicca. Ciao, vecchio. Errore. Chi sarà st'altro qua? Riverisco. Signor Zanetto. Abitué della maison. Servitore umilissimo. Ah, io ho compassione di voi, ma mi pare che vostra signoria poco sicuri dei miei consigli. Come porla di sta cosa? Vi vedo in questa casa. Ma che c'è anche questa... Guardiamo se potremmo scoprire qualcosa. Indifferenza. Questa casa senti cattiva? Purtroppo! Senti che tira la vita? In che modo? Quel dottor particolarmente? Quel dottor particolarmente? Andiamo avanti tanto, questa roba. Quel dottor particolarmente? Ma se non si capisce niente. Quel dottor particolarmente ne pare un uomo indegnissimo. L'avete conosciuto alla prima. Ma la bionda? Prego. La bionda, la putta, come... Non le credete, non le credete! È tutta inganno. Con quella siera patetica. Amico, appunto queste che compariscono modestine con li torti, queste la sanno più lunga delle altre. Sapevo che non dice male. Anzi, dico bene. Eppure amico la sopra il nome del schiavo. Ah! Ha un'arte che farebbe innamorare i sassi, ma povero chi s'attacca! No, dico, la mia voleva far su col matrimonio, eh! Oh, il buon matrimonio! Che orribile parolaccia! Matrimonio, orribile parolaccia, anzi, c'è la più bella parola che sia in tutto il calepin delle sette lingue, mi perdona, vero? Ma non vi rammentate che la donna è un'incantatrice sirena, che ha letto per ingannare ed ama per interesse? E da voi venire con me a Venezia? Perché fare? Così se c'è una gondola e va in barca tutto il giorno, perché mi fa? Ho capito,
Le donne incanta, ma non se vero niente. Avevo mai visto la caccia del rospo a Rosignolo? Prego. La caccia del rospo a Lusignolo? No. E rospo non fa altro che mettersi in un fosso, con la bocca aperta. Oh. Ecco, guarda che bel rospo. Oh. E passa il Rosignolo e si innamora di sto buso verto, di sto rospo. E zira, risira, zira, risira. E da se medesimo e se va a fare in bocconato. Beh, la colpa di chi sera? Del rospo del Rosignolo? La colpa di chi sera? Del rospo del Rosignolo? Ma sa che non può rispondere perché è caro signore in bocca. E così fermo lungo le donne, caro. Ah, costui non fa proprio per me. Signor Zanetto, non so che dire. Volete la signora Rosaura? Ah, prendetela! No. Ma pensateci bene. No, ho detto di volerla, non so se la sia carne o pese. Onde risolvo di non farmi niente. Oh, farete benissimo lodo la vostra risoluzione. Ma sa che se un uomo tanto da ben, le voglio confidare un segreto. Ma dite pure con libertà, io so custodire il segreto. Vedeo sto bauletto di sotto. La sera te becco, sa che te sei belle assai. Tesoggi, se mi stai dai per forza da un povero matto con un abito tutto a taconi. Mi non so di chi le sia. Il padrone andrà di smania cercandole, mi domanda go via, onde risolvo di consegnarle a voi. A me? Sì, a ciò che venendo fuori il padrone che le potrei restituire con tutta puntualità. Ah, lodo la vostra delicatezza, siete veramente un uomo onorato. Tutti galantomani che ad essere così. E se non si trovasse il padrone, come volete che ne disponga? In pieghelle a maridar delle orfanelle. Voi altri veneziani siete proprio di buon cuore. Ah, mi son proprio destatagia, per gli amici mi despoggeria, ma per le donne mi cavarei anche la camisa. E rospo dentro il fosso il tentaro signor, e tien la bocca aperta per farne un bel bocco. E Rosignol ziranto del buso s'innamora. Queste gioie serviranno per medicare le mie piaghe. Se Rosaura le vorrà, dovrà comprarle con quella moneta che a lei costa poco, ma per me valerebbe molto. Morto! E io volevo portare! Signori, se lei crede che colui sia veramente il ladro, ricorra, vi sarà fatta giustizia. Io intanto darò la mia denunzia appoggiata alle mie querele e se voi tenete prove va in cancelleria e le produce. Che bello. E chiamano! Vengo, deficienti! Vengo, deficienti! Ma io non so niente quello che dica, mi non intendo, ma con speranza di recuperare le mie gioie, le gioie che me la sa il mio povero signor Barba. Oggi di fuoco, bocca di veleno! Per carità, non partite! Occhio di fuoco, bocca di veleno! Vi domando questo unico onore! Mamma mia, disgrazia! Eccomi i vostri piedi! Vi muovono! Mamma mia, disgrazia! Panno se mica bombo. Momento, ma qua l'occhio non sento che scotta, poco non che ne siete serio. Devo dire che rimanete contento, per carità, non perdite, ascoltate. Quella pochina è tanto bella che mi me la sarei anche invelenata. Per vostra cagione ho posto a risico la vita e l'onore. Per mia risico? Sì, per voi che amo più della mia vita, per voi che siete l'unico oggetto dei miei pensieri. La mi vuol bene? Sì, vamo, vadoro, siete l'anima mia. L'anima tua? L'anima mia! Sono l'anima tua? L'anima mia! Sono l'anima sua? Ma
fosse il diavolo, ma è un diavolo tanto bello che mi melaceria anche indiavolato. Orsù, Orsù, l'amor mio non soffre maggior indugio. Venite e datemi la mano di sposo. Ah, questa sì che la mi piace, senza tante cerimonie solennità. Via, non mi fate penare. E sono qua, cosa vorrà che faccia? Datemi la mano. Anche a tutte e due se la... Oh, che man, che senta, che man. Tonino ritrovato Beatrice. Ma se non vi fosse alcuno che servir potesse da testimonio. Questione andare a rovin, questione andare a rovin. Oh, sì, signor Florindo, che finalmente vi è riuscito a pacificare mio sposo. Egli mi vuol dare la mano e voi siete pregato a servire per testimonio. Cioè, sì, per testimonio. Questo veramente è un ufficio che ho sempre fatto malvolentieri. Andiamo a Florindo, ne. Ma quando si tratta degli amici si fa di tutto. Prima però favoritemi di grazia una parola. Non la vaga via, sa che vengo subito via. Ditemi, amico. Com'è felice la canta. Ditemi, amico, non siete voi stati in quella casa? Io sì. Perché fare, se è lecito saperlo? Per sposare la signora Rosaura. E ora volete sposare la signora Beatrice? Io sì. Ma se avete impegno con la signora Rosaura? La sposerò tutte e due adesso. Ma no, sentite, voi burlate! Ma mi dico sul serio, sono capace di sposare la signora? Ma che siamo in terra di turchi! Non ne potete sposare che una sola! Ora sposerò questa che manco canta sempre. Ma che tampoco potete farlo! Ma ne tampoco potete farlo! Perché tampoco? Perché avete promesso la figlia di quel dottore? Siete stati in sua casa! Se mancate la parola vi faranno mettere in prigione e ve la faranno costare assai cara! Com'è felice! No, no, niente felice, non vengo più! Che dite? Ma io non vi intendo! Non intendo, chi sa mi sgrito! Come? Come vi scardite? Vi scardite! Vi scardite! Canta sempre a casa. Se vai in presonno che son mai sta, non che voglio neanche andare. Souvenir, souvenir. Oh, me infelice! Il mio Tonino è proprio impazzito. Parla in una guisa che più non lo riconosco. Signora Beatrice, io vi spiegherò ogni cosa. Sappiate che gli vive amante della signora Rosaura, figlia del dottor Balanzoni, e adesso ha dato la parola di matrimonio. Sì. Ora che contate di fare? Se Tonino mi abbandona, voglio morire. Se Tonino mi abbandona, ecco Florindo, pronto a vostri voli.